Eccoci qua, siamo con il capitano Spreafico della Cisanese, subito in gol all'undicesimo minuto, in ripartenza un pallone ben lavorato da Mafioletti sulla destra e poi in entrata Ufali trovate il gol del vantaggio. Sì, era importante approcciare bene la gara perché era una partita che sapevamo, loro venivano da un momento molto brillante e noi stavamo bene, però ultimamente stavamo raccogliendo un pochino meno forse di quello che meritavamo, quindi l'abbiamo approcciata bene, è stato importante sbloccarla subito e quindi siamo riusciti poi a incanalarla subito nel verso giusto. E dopo tre minuti avete provato a raddoppiare con quella ripartenza sulla mancina, ripartenza di Ufadi. Sì, sì, vabbè, lì ci sta a postarci l'errore, ma diciamo che la partita l'avevamo un po' preparata così, no? Attenderli, cercare di non dargli spazio perché sapevamo che loro comunque davanti potevano fare male. Nel momento in cui recuperavamo palla e riuscire a essere subito cattivi con i nostri attaccanti che sono veloci, forti e sanno fare male. E c'è lo zampino dei Mafioletti, è vero, Spreafico sul raddoppio della Cisanese, dei bianconeri, gol che è arrivato al 43esimo del primo tempo, una spettacolare rovesciata di Facoetti. Sì, sono contento per Faco perché, vabbè, oltre che essere un bravissimo, un bel giocatore, è anche un bravissimo ragazzo e sta facendo un'annata veramente importante. E vabbè, Mafio lo conosciamo tutti, è insomma un po' la nostra punta di diamante, ma come Suso, come tanti di noi che stiamo facendo un bel campionato. E adesso è importante già da mercoledì confermare questo periodo positivo in modo tale da toglierci, diciamo, quasi definitivamente dalle zone un po' calde e riuscire a fare l'ultimo mese con serenità e divertirsi. Restiamo sempre nella prima frazione di gioco, sì. Spreafico. Al 42esimo abbiamo contato, avete gestito molto bene il finale appunto della prima parte di gara con 21 passaggi consecutivi. Sì, siamo stati bravi a capire i momenti della partita. Nel senso che quando c'è da soffrire bisogna mettersi lì a soffrire, quando c'è da provare a fare male, quando c'è da gestire la palla bisogna gestire la palla, in quel frangente siamo stati bravi. Esci Mafioletti al 73esimo di gara fra gli applausi dei tifosi bianconeri. Certo, ma Mafio quando sta bene lui è il giocatore, no, che ci fa decide le partite, no? Con la sua velocità, con la sua tecnica, con la sua voglia anche, no? È un po' il nostro trascinatore. Lui e Suso là davanti ci danno veramente una grossa mano, ma come anche chi è entrato dopo, Fari e Dina, ci hanno dato loro una grossa mano. Per cui oggi devo fare veramente i complimenti a tutti. Ed oggi ultime 7 gare, 4 in casa e 3 fuori, a partire da mercoledì contro il club milanese e poi il Lemine almeno, altro derby. Attesissimo, Sì, tra l'altro noi con l'Emine negli ultimi anni perdiamo sempre. E quindi diciamo che quella è una. Sappiamo che la società ci tiene in particolare e vabbè, intanto testa la partita di mercoledì e cercare di fare punti in modo tale appunto, come dicevo prima, da metterci in una posizione tranquilla e poi dopo andare all'Emine che sappiamo, sempre un derby, è sempre particolare, sempre bello e speriamo di toverci una bella soddisfazione perché gli ultimi 2 anni ha sempre vinto loro. La posizione tranquilla è quella dei 38 punti in classifica. Adesso sì, allora diciamo che l'anno scorso abbiamo chiuso a 50, sarebbe bello provare a cercare di raggiungere quella soglia, non è facile perché comunque le partite che mancano adesso mi sembra 6-7, per cui insomma vuol dire almeno 4 vittorie, però ci proviamo, intanto togliamoci dalla zona calda e poi dopo ci divertiamo e cerchiamo di andare più in alto che possiamo, ecco, insomma. Eccoci qua per questo derby aerobico, siamo con Mapelli, allenatore delle Zingonie Verdellino, una prima frazione di gioco con il gol della Cisanese, 2 tiri con le conclusioni da fuori di Quadri. Sì, sicuramente abbiamo pagato molto le loro ripartenze, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo concesso troppo facilmente, siamo fatti bucare troppo facilmente, soprattutto su 2 gol. Peccato perché stavano facendo comunque, secondo me, una discreta partita, però quando prendi 2 gol e vai sotto 2-0, dopo sicuramente rimontare diventa difficile contro comunque una buona squadra come loro. Purtroppo abbiamo pagato queste 2 disattenzioni, un po' troppo di frenesia. E dopo ad inizio del secondo tempo, triplice cambio, entra Alberido, Marino e Carrara. Sì, abbiamo fatto 3 cambi, uno perché è obbligato, perché abbiamo avuto un infortunio di Bulla e gli altri 2 per provare a cambiare qualcosina un po' l'inerzia della gara,
sicuramente siamo andati un po' meglio nel secondo tempo, si è riusciti a stare un po' più di là nel loro metà campo senza praticamente più rischiare niente, però non si è riusciti a trovare il gol che avrebbe riaperto la partita. E dopo 40 secondi una delle più potenziali occasioni da gol è Mapelli, quel tiro da fuori di Fontana, risponde ottimo, è stata la risposta di Comi. Sì, peccato perché quella è stata l'occasione forse più grossa della partita, e segnare lì avrebbe sicuramente riaperto la partita alla grande perché mancava ancora tutto il secondo tempo, però oggi penso che se fossimo stati lì 90 minuti a tirare in porta non avremmo mai fatto gol, quindi peccato. E c'era anche un po' di nervosismo, infatti al 63esimo di gara quella punizione calciata sulla destra di Quadri, palla troppo lunga nell'area della Cisanese e Merati che si lamenta. Un po' di frenesia, un po' di nervosismo ci può stare in queste situazioni sul 2-0, una situazione comunque delicata, però ci sta, i ragazzi ci tengono e è normale che sia così. E si chiude la gara al 93esimo, appunto, con il tiro calciato male da Marino e qui non l'avete riaperta, avete provato fino alla fine, però ha chiuso molto bene la Cisanese, solida e pulita indietro. Sì, ci ha concesso poco, noi ci abbiamo provato fino alla fine molto volenterosi, comunque ci abbiamo messa tutte, abbiamo penso fatto comunque una discreta gara, dopo purtroppo abbiamo pagato le disattenzioni del primo tempo che se non avessimo commesso sicuramente saremmo stati in partita perché alla fine è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto, peccato. E da oggi 7 giornate conclusive al termine, domenica prossima altro derby, la forza e costanza. Derby sentito e che sarà sicuramente molto importante per la classifica, però dobbiamo pensare partita per partita, adesso abbiamo anche mercoledì turno infrasettimanale con l'Alta Brianza e quindi dobbiamo recuperare in fretta le energie e ripartire, provare a fare i punti che ci mancano, che sono almeno 7-8 punti da qua alla fine, che sono alla portata ampiamente credo.